benvenuti e bentornati per i campionati italiani FIGF da Pieve di Cento. Abbiamo i LAS 32 di Giovanni Stecconi contro Mattia Franchetto e qui con me c'è Carlo Pascotto. Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Questo Last Dance qui a Pieve di Cento, singolo e doppio nazionale. E siamo molto emozionati, devo dire la verità, e cominciamo questa live in diretta fino a questa sera, quindi non lasciate mai la nostra pagina perché seguiremo tutti i risultati dei momenti decisivi del campionato. Ciao Nello, sono molto felice di essere tornati qui e ti ripeto, sono molto emozionato, ti dico la verità, perché questa telecronaca ci tengo particolarmente. Beh sì, dobbiamo dire che è anche tanto tempo che manchiamo con le nostre live. E siamo contenti di essere tornati e di farvi ancora le telecroniche delle nostre gare italiane. Eh sì, tra l'altro questo qua è il campionato di una squadre 2024. Abbiamo il LAS 32, Giovanni Stecconi contro Mattia Franchetto. Oggi già ci sono state partite di tutto rispetto. Poi ovviamente sulla pagina della FIGF-italia.it potete trovare la cartella Dropbox con all'interno gli aggiornamenti live e potete vedere tutti i risultati dei tabelloni, tra cui anche i due giocatori che sono in diretta live, ma in generale tutti i giocatori che oggi hanno già iniziato, perché ricordiamo Nello che questa mattina ci sono stati i tabelloni per arrivare al tabellone finale da 128 con poi anche l'inserimento delle teste di serie che giocano. Tra l'altro in questo momento ci goderemo una partita di tutto rispetto, perché Franchetto è arrivato, mi dicono, giocando molto bene, e Stecconi numero uno attuale della classifica italiana, quindi si sta giocando non solo il titolo italiano, che ha un valore diciamo importante a prescindere, ma anche la nazionale italiana. Ora vediamo che stanno giustamente capendo dove girare per le nostre telecamere, perché giustamente insomma queste sono live molto importanti di un torneo, forse possiamo chiamarlo, definirlo il più importante dell'anno a livello nazionale, perché poi vi ricordiamo che da settembre, quindi questo è The Last Dance qui da Pieve, giocheremo l'Italian Grandmaster, quindi torneremo qui su questi schermi insieme a Nello, però oggi ci giochiamo questo campionato italiano. Certo, e domani ci sarà il campionato di doppio, quindi sarà un weekend pieno e faremo vedere un sacco di dirette. Esatto, quindi voi scriveteci pure, eh? No, voi scrivete, esatto, perché ci auguriamo ovviamente che io e Nello riusciamo ad andare più avanti possibile. Però non vi preoccupate perché le dirette ve le manderemo. Sicuramente. Uguale. Poi al massimo non ci sarà la telecronaca, male che va. Male e che comunque va. Non ci sarà pericolo di vederci in finale. Oh, io ci credo, io ci credo. Ma io sempre. E comunque, volevo dire, adesso seguiremo questa partita, poi come hai detto tu prima andremo live e diretti sulla nostra pagina, ci sono i risultati di tutti i tabelloni, quindi potete seguire come stiamo andando avanti sia maschile sia femminile, perché vi ricordo che oggi si gioca anche il campionato femminile, e quindi insomma siamo qui da Pieve di Cento, il Palacavicchi, The Last Dance l'ho soprannominato qualche giorno fa sui nostri social, perché tanti di noi, e anzi Nello permettimi di chiedere questa cosa ai nostri, diciamo, chi ci sta seguendo in questo momento ma chi ci seguirà anche più tardi, mandateci se avete le vostre foto, i vostri ricordi di Pieve di Cento, del Palacavicchi, campionati italiani, campionati a squadre, quello che avete di ricordi qui da Pieve. Nello addirittura più di me, io tanti anni. E forse, oggi vi devo dire ho un po' di magone. Forse tu un po' più di me, perché hai iniziato forse prima di me a giocare. Hai iniziato molto giovane te, se non ricordo male. Io giovane, minorenne. E adesso sono un mezzo, cioè quasi un maschietto, possiamo dirlo. Io ho iniziato a giocare che ero quasi in pensione, quindi. Intanto vediamo l'arbitro che fa il lancio della moneta per chi deve partire, quindi adesso tirerà per primo il bull. Vediamo un po'. Mattia. Vediamo forse da. Ah no, c'era stato ancora. Ok, quindi parte al bull, credo Stecconi, vediamo un po'.
sa che abbiamo qualche problemino con la telecamera del Bull, comunque non vi preoccupate che adesso intervengo subito. Intanto Carlo vi terrà aggiornati col punteggio. E allora, nel frattempo che sistemiamo il discorso telecamera, e questa è la prima diretta della giornata e ne avremo ancora tante altre, quindi non vi preoccupate, i due giocatori adesso si danno il pugnetto, quindi comincia Giovanni Stecconi, vi ricordo numero uno della classifica, tra pochi minuti metteremo anche il game on, però se voi seguite il punteggio in basso a destra è quello corretto, quindi comincia la partita con Giovanni Stecconi con un sessantino onesto, vediamo come risponde Franchetto. 45, diciamo che questa è la prima partita della giornata che si gioca sul pedanone e quindi come raccontiamo sempre insieme a Nello, giocare sul pedanone non è per nulla facile, in quanto comunque la tensione, l'emozione che si prova a giocare sulla pedana dove tutti possono guardarti, ma soprattutto quella che poi ospiterà anche le semifinali, le finali, insomma i momenti salienti del torneo, non è assolutamente facile. Sicuramente Giovanni Stecconi, abituato tra l'altro a dei grandi palcoscenici, non avrà problemi, infatti adesso va con un centone, si porta 284 punti, solo 43 per Franchetto, che è leggermente in ritardo a livello di punti rispetto all'avversario. Vediamo però se...
140. Triple sul 20. Yeah.
140 ancora per Stecconi, veramente. Confronti dell'avversario si danno la mano con un doppio guardo. Ok, no, perché ho visto allora, che discuteva con l'arbitro. No, stavano cercando di capire a quanto si arrivasse, però dobbiamo dire. E allora, quindi, Giovanni Stecconi, numero uno della classifica italiana, si porta ai last 16. Tra poco, nella prossima diretta, vi aggiorneremo sugli altri risultati, però vi ricordiamo, Nello, che sulla pagina della FIGF potete trovare la cartella Dropbox con all'interno i risultati aggiornati di tutti i last 32. Quindi noi ve li diremo tra poco, però se volete intanto avvantaggiarli potete andare lì. Certo, allora ci sentiamo fra poco con... pochi minuti, rimanete collegati qui su questa pagina. E andiamo a vedere chi sarà il prossimo match. A tra poco, ciao!